ragazzi, allora oggi voglio fare questo video che ho visto girare tantissimo tra gli youtuber americani, statunitensi, canadesi, insomma, che fanno video in lingua inglese, che seguo, e ho visto che l'ha fatto anche Chiara qua in Italia e mi è sembrata una tipologia di video molto carina. Mi sono divertita a guardarli questi video, sono stati carini, interessanti per scoprire qualcosina in più della persona dello youtuber, e quindi ho deciso di farlo anch'io. Ormai tipo 3 giorni fa vi ho chiesto su Instagram di appunto lasciarmi quello che pensate di me, le vostre assumptions. Non l'ho detto il titolo del video, reading people's assumptions about me, quindi leggerò le supposizioni della gente, o comunque cose di me che la gente pensa, e dirò se è vero o no e risponderò. Quindi, visto che praticamente mi avete letteralmente inondato con migliaia e migliaia di assumptions, appunto, cercherò di andare più veloce possibile, così risponderò a più domande possibile, o a più assumptions possibile, perché non sono propriamente delle domande, sono dei pensieri che la gente ha su di me e io, insomma, li commenterò e vi dirò se, secondo me, se è vero oppure no, insomma. Allora, numero uno, e qui ne ho davvero tantissimi e sono tutti praticamente uguali, tutti lo stesso pensiero: sei ricca sfondata, sei ricchissima, che sei piena di soldi, sei ricchissima, eccetera eccetera. Questa era una delle più gettonate, devo dire la verità, quindi iniziamo subito bam con una delle più, appunto, delle più interessanti per voi a questo punto, penso, perché voi mi vedete, scusate, ho appena finito di mangiare popcorn, sì lo so, sono molto professional. Allora, ok, ricomponiti Nicole. Beh, sostanzialmente mi avete visto spesso fare haul con borse Chanel, mi avete visto spesso fare haul, insomma, con prodotti lusso, eccetera eccetera. Questo però praticamente è quello in cui io decido di spendere i miei soldi extra, diciamo così. Per rispondere proprio nettamente a questo pensiero che molti hanno su di me, cioè che sono ricca sfondata, dirò no. Per il momento no, non sono ricca sfondata, non sono ricca, non mi lamento perché sto bene, però non sono ricca, ecco, cioè, giusto per puntualizzare. Sicuramente mi vedete fare questi acquisti grossi, però ecco, appunto, risparmio anche in altri campi, voglio dire. Questo mi è piaciuto: non sei falsa, reputo positivo il fatto che tendi a non giudicare nessuno dei tuoi colleghi su YouTube. E poi quando loro non continuo perché evidentemente lo spazio era troppo poco. In realtà io non giudico nessuno nella vita, né persone che conosco né persone che non conosco. Non mi piace parlare degli altri, cioè mi piace parlare di idee, di esperienze nella vita, non mi piace small talk, cioè parlare del tempo, e non mi piace parlare di altre persone, perché non mi è mai interessato, cioè, se devo essere sincera proprio, cioè mi sono sempre fatta i fatti miei, così come ho sempre sperato che facessero anche gli altri, e quindi non mi interessa guardare altre persone o seguire altre persone, o in questo caso di youtuber, ma nella vita più in generale, perché questo è un discorso generale, come sei su YouTube sei anche nella tua vita di tutti i giorni. Quindi io non, cioè, se anche sono a conoscenza di avvenimenti eccetera, li guardo da una prospettiva esterna, non giudico né le mie amiche né le persone che conosco né le persone che non conosco, che posso vedere tramite uno schermo, in linea generale, proprio perché non sono perfetta naturalmente, ma cerco di comportarmi come vorrei che gli altri si comportassero con me, e quindi non mi piace parlare degli altri. Mi piace toccarmi tanto i capelli, questo si sarà capito, continuo a sistemarli e li vedo sceni. Comunque, grazie per il tuo messaggio, e mi fa piacere che traspaia, insomma, il fatto che non sono una persona pettegola a cui piace il gossip, e che o che ha paura della concorrenza di altri youtuber, perché penso sempre che siamo noi youtuber, siamo, dobbiamo essere, cioè siamo una community, no? Quindi non vedo uno contro l'altro, ma vedo tutti assieme, perché uno, cioè le visualizzazioni e il successo di uno non tolgono nulla alle visualizzazioni e al successo dell'altro, ecco. Altro fatto che pensate di me in tantissimi, e quindi è un po' una costante detta in tanti modi diversi, è che sono una donna, che sono una
persona, una ragazza, una donna molto forte che non si arrende davanti alle difficoltà. Mi fa tanto piacere che io possa trasmettervi questo e magari riuscire a dare forza anche a voi in determinate situazioni nella vita che spesso, insomma, tocchiamo su questo canale, e questa è la cosa più bella per me, ve lo ripeto spesso, ma se posso aiutare qualcuno con il mio messaggio, io cerco di essere una persona forte, voi mi dite che lo sono, io me lo auguro, perché molte volte mi sento, come vi dicevo in uno dei video che ho fatto qualche settimana fa, insomma in uno dei video passati, mi sono sempre sentita molto fragile, quindi il fatto che molti di voi mi dicano che sono una donna forte mi rende piena di orgoglio, perché io ci provo da una vita e quindi forse ci sto riuscendo davvero, e voi mi date tanta forza, sappiate che mi date tanta forza quando mi dite così, forse sono più forte perché voi mi date tanta tanta forza in questo genere di commento, in questo genere di messaggio che mi mandate ogni giorno, e quindi sono molto grata di avervi, perché sicuramente in questo cammino avete aiutato tanto, state aiutando tanto. Altro pensiero che ho visto molto, ne leggerò uno, ma appunto ce ne sono tanti simili: penso che sei una persona tanto sensibile, senti facilmente le energie positive o negative. E sì, allora, io no, è sempre strano autodefinirmi e autodefinirmi, dirmi come sono, perché non so perché, mi è sempre, non lo so, è sempre riuscito difficile. Sì, credo di essere una persona piuttosto sensibile, perché sento molto le emozioni, non che sia necessariamente una cosa positiva, però sento, anzi penso sia un po' un dramma, però sento molto le emozioni, sia quelle positive che quelle negative, e mi capita anche di percepire energie dalle persone, cioè mi rendo conto se una persona è buona o no, se ha energie positive oppure no, standoci vicino per un po', e riesco a farmi, non dico un'idea, non dico che giudico, però riesco a vedere se quella persona è sulla stessa energia in cui sono io oppure no. Questo è, quindi per rispondere a questa assumption direi di sì, che ci avete visto giusto. E poi un'altra assumption che mi ha fatto veramente ridere tanto è: sei timida, ingenua e sincera, però la tua alimentazione non è il massimo. Guarda, ti devo dire che hai ragione, cioè sono timida, ingenua probabilmente, purtroppo, sincera sì, dai, lo spero, insomma, però la mia alimentazione davvero non è il massimo, lo so, ho appena mangiato una pizzetta di quelle piccole quadrate e un po' di popcorn e qualche oliva, mi rendo conto che lo so, avete ragione ragazzi, aiutatemi voi, diventerò una cuoca provetta e poi ve la farò vedere a tutti voi che mi prendete in giro come sono diventata brava, e farò tipo tutte quelle robe, impiattamenti fantastici, robe pazzesche, e sarete tutti invidiosi di me. Non succederà mai, però sperare non costa niente. Poi, secondo me sei una ragazza che non si fa battere dalle critiche, ma che si rafforza con esse. Beh, devo dirti che dopo 10 anni su YouTube non c'è altra soluzione, nel senso che o ti rafforzi ogni commento negativo, ogni critica, ogni insulto, eccetera, perché si sta parlando insomma delle cose brutte, in quei casi o diventi più forte oppure, cioè, ti lasci andare a questo flusso di negatività infinita e alla fine chiudi il canale, perché non è o la vivi male, e perché le critiche, le cose brutte su YouTube arrivano, sto parlando di robe più pesanti, quindi o impari a viverla bene oppure se la vivi male è veramente una disgrazia. Poi mi ha fatto ridere questo: prima ti dava fastidio che le persone sconosciute ti toccassero, ancora? Devo averlo detto in un video vecchissimo, ma veramente veramente vecchissimo, e beh, devo dire di sì, se sono tipo su un mezzo pubblico o le persone che non conosco per un qualsiasi motivo mi toccano, mi dà profondamente un senso di fastidio e non lo trovo per niente rispettoso, perché tu invadi il mio spazio personale che c'è, ok? Cioè, non si vede ad occhio nudo, ma tu lo devi rispettare, devi sapere che c'è, capito? Cioè, è qua. Tu praticamente non puoi toccarmi se io non ti conosco, anche tu del mezzo pubblico che ti aggrappi a me, cioè. Ma anche no, sì, mi ha sempre dato molto fastidio questa cosa, non pensavo nemmeno che ve lo ricordaste, che l'avevo menzionato chissà quanti anni fa, però sì, è rimasto così. Che sei forte e determinata, non cambiare per nessuno, TVB, grazie. E allora, sì,
Sì, anche qui mi dite che sono forte, spero davvero che sia così, sicuramente più forte di come ero prima. Ecco, questo è vero, non so se sono una persona forte come voi mi dite, spero di sì, ma so per certo che sono più forte di quanto ero qualche anno fa. E questo mi rende anche questo molto proud, molto orgogliosa e determinata anche qui, sì, assolutamente. Sono sempre stata molto determinata, non competitiva, ma determinata nel senso che se voglio raggiungere un obiettivo lo raggiungo. Cioè faccio di tutto e lo raggiungo, non esiste che non ci riesca. Cioè faccio di tutto e ci arrivo, non so in quanto tempo, non so come, però ci arrivo. E quindi sì, sicuramente determinata e hai azzeccato proprio bene. Poi anche questo è un fatto che leggo molto. Penso che tu non ti sia mai lasciata con tuo marito. Allora, io non so come mai la gente vede tentativi di fare views ovunque, perché purtroppo la vita non è questo, cioè capisco che si possa pensare a una roba del genere perché si è abituati, specialmente in Italia, a vedere molto gossip, queste riviste di gossip in cui effettivamente si creano gossip anche falsi, o perlomeno io ho letto di ciò, non so se sia vero o no perché non conosco nessuno che ha organizzato delle paparazzate finte, ok? Però per quanto mi riguarda, se io nel mio canale, che ripeto, non è un canale di gossip e io non sono Belen, ok? Se io vi dico che mi sono separata da mio marito, è perché mi sono separata da mio marito, non lo farei mai per gossip, roba del genere, anche perché, voglio dire, chi mi vive attorno, e comunque a Trieste anche, cioè, lo vedrebbe che se fossi ancora con lui, quindi no, non è così, anche se lo pensate in tanti, beh, ripeto, posso capire perché, anche se sarebbe una cosa talmente folle, però no, non è così. Altra cosa, sempre sul discorso di prima, sei una youtuber a cui non piace entrare nel dramma, sì. A me piace farmi i fatti miei, mi sono sempre fatti i fatti miei nella mia vita, e qui ripeto, non è una cosa di YouTube, ma è una cosa della vita in generale, mi sono sempre fatti i fatti miei, non mi interessano i fatti degli altri, non entro nel dramma perché non mi interessa, cioè ho altro da fare, tipo nella mia vita, non so come, tipo sistemarmi i capelli costantemente, no, cioè ho altro da fare, non mi interessa, non mi interessano i fatti degli altri, non li commento e non... Non mi interessa, auguro il bene a tutti indistintamente, a me stessa e agli altri, e cioè sinceramente non mi interessano, ecco, e apprezzo molto le persone in questo ambiente che sono così e che non entrano nel drama, cioè che quando li incontri non parlano di altre persone ma parlano magari di eventi, di fatti, di esperienze, di gatti, però non di drama, ecco. Se vedo, sento roba del genere, io vado dall'altra parte, su YouTube e nella vita. Non sai mentire e sei leale. Questo mi fa un po' ridere perché, allora, io se provo a raccontare una bugia, è vero, non so mentire. Sei leale? Sì, lo sono. Non so mentire, è vero, perché se ci provo si vede a un miglio di distanza che sto dicendo una cavolata. E mi fa ridere perché a volte, tipo, quando magari cerco di ridere o di scherzare, dico una cosa che non è vera, cioè, mentre la dico mi rendo conto e rido perché so che non è credibile. Quindi non potrei fare l'attrice, evidentemente. Sei timida, vero? Allora, sì, lo sono nella vita e spesso mi hanno additata come quella antipatica perché in realtà non parlavo, me ne stavo per le mie, ma solo perché sono veramente timida. YouTube mi ha aiutato tanto in questo. Penso che chiunque era timido inizialmente, dopo un percorso su YouTube di anni, un po' questa cosa l'ha superata, la sta superando, l'ha superata almeno un po', perché YouTube ti aiuta tanto ad interagire con gli altri, seppur stando nella tua cameretta, che è pazzesca sta cosa. Se ci pensate, 20 anni fa tutto ciò non sarebbe mai potuto esistere, era fantascienza pura, forse 30 anni fa, dai, diciamo, quando non c'era internet. E quindi questo ti aiuta molto perché cominci a capire che anche gli altri magari spesso sono timidi e quindi poi quando li incontri, cioè, c'è un approccio un po' più naturale, nel senso che hai un po' meno paura e quindi sì, impari a capire un po' meglio le persone via internet, non so perché, e quindi poi nella vita reale magari hai un po' meno timidezza, specialmente facendo video su YouTube, perché ovviamente quando fai gli incontri c'è talmente tanta gente che tu, cioè, o te la fai sotto e tipo
ti viene un infarto, come pensavo io al primo incontro, oppure inizi a scioglierti e vai con go with the flow, ecco. Quindi sì, sicuramente sono timida, ma lo ero molto molto di più prima di iniziare YouTube, o comunque agli inizi di YouTube ero molto molto più timida, e si vede anche, se andate a vedere i primi video, si vede proprio da come parlavo. Io, cioè, mi vergognavo anche a guardare nell'obiettivo, è assurdo, è assurdo. Farai un video assieme a Gianmarco Zagato? Sì, vogliamo farlo, mi viene chiesto tantissimo, questa è una domanda più che un assumption, però facciamola valere lo stesso, perché approfitto per rispondere a tutti quelli che me lo chiedono. Sì, quando riesco ad essere nella sua zona, lui nella mia, insomma, quando riusciamo a beccarci, un video insieme lo filmiamo. Ci siamo messi d'accordo, bene o male, e quindi penso che, insomma, sarebbe molto divertente, quindi sicuramente, sicuramente mi piacerebbe tantissimo, e siamo in contatto. Quindi stay tuned, stay tuned. E poi l'assumption che leggo di più, allora, sono due in realtà. Una, quella che è la più gettonata: hai un nuovo amore, ne sono sicura, ti hanno vista qua, ti hanno vista là, hai un nuovo amore, hai un nuovo fidanzato, è vero, non è vero? Poi c'è anche chi mi dice: penso che vuoi fare la misteriosa, ma in realtà non hai nessun nuovo amore, penso che non ci sia nessuno in realtà, eccetera eccetera. Allora, penso di dovere, finalmente, perché io non ce la faccio a non raccontarvi le cose, però penso di dover bene o male dirla questa cosa, perché se ne parla talmente tanto, e addirittura sono state messe in mezzo persone che non c'entrano niente. Comunque dico sì, la risposta è sì, c'è un ragazzo, e su questo molti gossip, pagine di gossip eccetera, avevano ragione, è vero, c'è questo ragazzo, c'è. Voglio solo dirvi che, insomma, sono felice, quindi intanto mi avete scritto: Nicole, sei un nuovo fidanzato, sono tanto felice per te, quindi vi ringrazio, voglio farvi sapere che, insomma, sono felice, sto bene, questo penso sia la cosa più importante. Anche qui è stato un po' difficile per me ammettere ciò, comunque parlare di questo, perché vedevo tutto il gossip negativo che c'era attorno a questo fatto, e quindi mi sono molto spaventata, veramente non poco, perché purtroppo quando c'è un cambiamento nella mia vita di qualsiasi tipo, specialmente una cosa del genere, una cosa così grossa, sì, innalzano polveroni inevitabilmente, e a me dispiace molto. Comunque voglio dire che appunto sì, e basta, giusto per rispondere, perché mi sembrava giusto, perché non voglio lasciarvi nell'ombra, non lo so, io voglio sempre condividere tutto, sono fatta così, lo so, certe cose sarebbe meglio non condividerle, però il mio canale è così, il rapporto che io ho con i miei follower, con la mia family è questo, sono, mi apro con voi, non nascondo niente, non riesco a farlo, quindi ci tenevo a rispondere a questa cosa, perché quando una domanda mi viene fatta un paio di volte una cosa, e boh, forse riesco ad ignorarla, però quando una domanda mi viene fatta, adesso sono nervosa, quando una domanda mi viene fatta centinaia di migliaia di volte al giorno, non riesco più praticamente a far finta di niente, e quindi volevo rispondere a questa cosa. Altra cosa però voglio dire, che no, non si vede in nessun video lui, no, e quindi non è quello del video, perché mi aveva dato fastidio che fosse stata messa in mezzo una persona che non c'entra nulla, però ecco, questa è la mia risposta. Ho paura di cosa succederà in questo momento, speculazioni varie, robe del genere, ma tanto ci siamo abituati, e chi mi vuole bene mi segue, e chi non mi vuole bene non mi vuole bene, fa niente. Io accetto tutto, so cosa, cioè, capisco la curiosità, capisco tutto, non mi arrabbio, non mi dà fastidio. Lo sapete, per me non è un problema, volevo però essere io chiara con voi, quindi ho risposto una volta per tutte, per adesso almeno non lo vedrete in video, nelle foto, almeno per il momento, capitemi, capitemi davvero su questo, penso anche che sia una scelta intelligente a questo punto, e chiuso il discorso almeno per il momento, ok? Ok. Cambiamo argomento. Non hai la più pallida idea di come sistemare la cabina armadio una volta tornata a casa tua. Beh, ti devo dire che, allora, questo è un pensiero che ho visto molto, e è vero, è vero, perché a casa mia io ho la cabina armadio, ma è molto piccola, e poi ho un sacco di armadi fatti su misura, scarpiere, in giro per la casa, quindi in qualche modo dovrò fare, probabilmente farò delle nuove mensole per tutte le mie borse, perché nel frattempo si sono tipo raddoppiate e io non ho più dove metterle. Poi,
penso che vorresti essere capita e che ci rimani male quando vieni giudicata. Allora, penso che l'essere capiti è una necessità che abbiamo tutti nella vita, tutti. Penso che sia una cosa innata, l'essere capiti dagli altri. È una cosa che io sicuramente nel mio percorso di vita devo imparare, e a non rimanere male quando vengo giudicata, a non dar peso ai giudizi e alle idee degli altri di me, perché queste sono solo le loro idee e i loro giudizi, non sono la realtà. E, è difficile, vi dirò, su YouTube è sicuramente un bel è una bella prova essere su YouTube, se tu devi imparare a accettare i giudizi degli altri, perché su YouTube vieni giudicato in ogni secondo, ogni mossa che fai, però piano piano, anche qui non voglio dire ho imparato, però sto imparando. Altra domanda che mi viene fatta così spesso, e non capisco il perché sono passati tipo 4 anni da quando ho concluso quella relazione, da quando l'ho conclusa sono passati 4 anni, quindi figuriamoci. Hai mai pensato di tornare con il tuo ex Neil? Ti è mancato il vostro rapporto? Allora, no, non ho mai pensato di tornare con il mio ex, perché nella vita penso che una minestra riscaldata, e questo l'avevo già detto, non sia mai una cosa intelligente. Quindi se ho concluso quella relazione, un perché c'è, o anche mille perché, e quindi non ho mai pensato, no, di tornarci insieme. E onestamente mi è mai mancato il nostro rapporto, mancato no, però ogni tanto qualche cosa ripensi, se hai dei bei ricordi ripensi magari a quelle cose, ti fai sorridi eccetera, negli anni voglio dire, però non mi è mai mancato, nel senso che ho voluto tornare indietro, tornare sui miei passi, questo no, non lo faccio di solito nella vita, ecco, di solito se prendo una decisione non cambio idea, ci metto molto a prendere una decisione, a volte troppo, però quando decido, ho deciso. Che ti piace la solitudine? Allora, non mi piace la solitudine, però ho bisogno dei miei spazi, quindi non necessariamente mi piace stare da sola, mi piace stare in compagnia con le amiche, insomma, no? Con il ragazzo, eccetera, visto che ormai l'abbiamo sdoganata questa cosa, però a volte mi piace anche stare un po' da sola e magari ricaricarmi un po', rigenerarmi un po', meditare un po', quindi diciamo ni, dai, non mi dispiace la solitudine a patto che sia alternata a momenti anche di non solitudine, se ha un senso, ok, quello che dico, voi ormai mi capite anche se parlo strano, vero? Spero di sì. Penso che la vita ti ha dato tante sfide, però tu sei riuscita a superarle tutte e ora sei qui più forte di prima. La vita dà tante sfide a tutti, il trucco sta nel non farsi abbattere, ma nel trovare la forza dentro di noi, perché già è dentro di noi, ma nel trovare la forza per superarle. Una volta che tu le superi ti senti subito più forte, e quindi è proprio vero che quello che non ti uccide ti fortifica, e quindi con l'età, con l'esperienza eccetera, diventi sempre più forte perché impari a voler più bene a te stessa, almeno nel mio caso ho imparato, sto imparando a voler più bene a me stessa e a, non voglio dire essere egoista, però pensare a me stessa prima, perché se non penso a me stessa prima come faccio a pensare agli altri, cioè questo è il discorso, quindi direi di sì. Preferisci stare da sola che con persone che non ti piacciono? Questo sicuramente sì. Se, come dicevo prima, c'è qualcuno che vedo che non è sulla mia stessa energia, che comunque non so, con cui non mi trovo bene, si era spenta la videocamera, sicuramente preferisco stare da sola e cerco in tutti i modi di allontanarmi da quella situazione e andarmene via, sì. Hai visto bene? Sei forse un po' pigra visto che non fai sport. Effettivamente hai ragione. Sicuramente sì, sono un po' pigra. Un po' tanto forse. Tendi a fidarti in pieno delle persone, ma sei rimasta spesso delusa. E fino a qualche anno fa ti avrei risposto di no, ma me ne sono resa conto dopo. E effettivamente sì, tendo a fidarmi in pieno delle persone subito, purtroppo, forse perché molto spesso do per scontato che gli altri non abbiano brutte o cattive intenzioni così come non le ho io, e a volte ti capita di incontrare persone così che non hanno brutte o cattive intenzioni come te, e quindi ti fa piacere incontrarle, e poi invece ci sono anche quelle persone che in realtà qualche brutta cattiva intenzione, magari anche minima, ma ce l'hanno, o comunque non hanno solo buone intenzioni, ok? E in quel caso rimango scottata.
purtroppo mi è capitato, mi capita spesso, forse devo imparare a fidarmi un po' meno degli altri, o forse devo soltanto capire che non tutti sono tranquilli come me, ecco, e quindi cercare magari di, sì, dare forse un po' meno fiducia, o almeno non così presto, ecco, perché sono rimasta appunto spesso delusa, è vero. Che sei molto spirituale nonostante ti piacciono, è evidente, molte cose materiali. È vero, sono una persona, lo sono sempre stata, molto spirituale, e ti spiegherò anche come mai, nonostante mi piacciono le cose materiali, perché bisogna imparare a non identificarsi con le cose che si possiede, con le cose che si hanno, perché tu non sei quello che hai, tu sei quello che sei dentro di te, indipendentemente dalle cose che io posso avere, ok? Che sono solo cose che io non mi porterò, nel senso, dietro una volta che non ci sarò più, ok? Non posso identificarmi con queste cose, non lo faccio, non voglio farlo, non so, e mi è stato anche insegnato questo, quindi sono molto fiera, insomma, di ciò, non so, non sono cos'ho, quello che ho, non sono quello che possiedo, ma sono chi sono io, sono, cioè, quello che sono io è quello che sono dentro, le mie caratteristiche caratteriali o comunque di persona, se sono una persona sincera, onesta, se sono una persona buona, se aiuto il prossimo, eccetera, non mi valuto per quello che ho, se ho una, 5, 10 Chanel e di conseguenza non mi sento meglio rispetto agli altri a seconda di quello che ho, perché ripeto, gli oggetti non cambiano la persona che tu sei. Quindi sì, sono una persona molto spirituale, anche se mi piacciono le cose materiali, proprio perché non mi identifico con esse. Quindi, mia family, spero di aver letto molte di queste assumptions, mi sa che il video è abbastanza lungo, quindi spero di aver comunque risposto un po' ai pensieri più gettonati, spero che sarete contente per me per questa notizia che vi ho dato, insomma, spero che, vabbè, qualsiasi cosa arrivi io l'accetto, e comunque preferisco sempre essere onesta con voi, però capitemi su questo argomento. Vi ringrazio per questo video perché mi è piaciuto girarlo, mi è piaciuto leggere i vostri pensieri su di me, mi dispiace se ovviamente non li ho menzionati tutti in questo video, ma ripeto, no, erano veramente tante migliaia, cioè andando indietro non riuscivo più a scrollare giù perché erano veramente tante 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 le pagine di assumptions che mi avete mandato e mi avete, cioè, non pensavo. Comunque vi ringrazio e mi scuso se non ho risposto a tutti. Se vi piace comunque questa tipologia di video, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, magari lo rifarò. Io non chiedo mai di lasciare un like, di commentare il video e di iscrivervi al canale, comunque se vi va potete farlo, e niente, un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao.